Iniziamo dal tema profughi con il presidente Zaia che commenta così l'iniziativa del prefetto di Venezia di aprire l'accoglienza remunerata anche ai privati cittadini. Un privato dice di sì, è ovviamente libertà sua, però è anche libertà nostra andare a controllare e capire perché dice di sì. Perché da un lato c'è la solidarietà, quella che capiamo, la compassione, e dall'altro c'è lo sfruttamento di questo business, perché abbiamo visto con Mafia Capitale che fine fanno le gestioni degli immigrati. Di diverso tenore la posizione del candidato 5 Stelle Jacopo Berti, che boccia sia la posizione intransigente della Lega che quella di massima accoglienza espressa dal Partito Democratico. Per Berti la soluzione sono dei voli da Lampedusa con destinazioni scelte dai profughi che per la quasi totalità arrivano sulle nostre coste già con destinazioni ben definite. Altro tema di discussione politica è il lavoro e gli interventi del governo, oggi in Veneto rappresentato dal ministro Poletti, che difende così i suoi interventi in tema di occupazione dopo i dati soddisfacenti, in particolare in Veneto. Stiamo parlando di un dato qualitativo che ci dice una cosa che avevamo già visto in gennaio e febbraio, e cioè che nei contratti di lavoro aumenta in maniera importante il numero dei contratti a tempo indeterminato, mentre si riducono sostanzialmente tutte le altre tipologie contrattuali. Noi consideriamo un fatto molto importante che tante persone in più abbiano un contratto a tempo indeterminato, perché poi questo significa anche condizioni di vita migliori e migliori prospettive. Lavoro che secondo il candidato del PD alla guida regionale deve guardare non solo alla regolarizzazione della precarietà, ma anche al reinserimento degli over 50. Effettueremo forme di apprendistato anche per tutti quelli che il lavoro l'hanno perso e si trovano nella condizione molto difficile di non poter più pagare un mutuo o mandare un giovane all'università.